Ciao. Allora, dove siamo oggi? Vediamo se riconoscete il... Oh, vabbè, il paesaggio. Secondo me se mi giro lo riconoscono subito, guarda. Sono sicura che riconoscete che siamo a Portobello Road, quindi questo quartiere caratteristico, la via piena di casette colorate, cioè a me piacciono le semine, casettine tutte colorate, una diversa dall'altra, una figata pazzesca. Ovviamente mattina intento a fare fotografie. Noi siamo abbastanza sul rinco andante, perché in effetti siamo stanchi, non so come mai questa Londra ci prova. Oggi il tempo è obbibile come gli altri giorni, però speriamo che regga, che non piova, perché se no ancora peggio. Eccoci di nuovo a Portobello Road. Mattia ha deciso di non partecipare a questo vlog, ha preso una posizione, ha detto che lui vuole fare le foto e boh, basta. Ciao, i complimenti a Mattia. Siamo in giro per Portobello Road. Quello che voglio fare io è raggiungere la vera casa di Hugh Grant, cioè casa nel film di Hugh Grant, in ovviamente in Notting Hill. Quindi, questa era una delle bakery più buone in assoluto. Mannaggia a buco. Tanto che non c'entra io. Ho letto che The Hummingbird Bakery è una delle migliori, ma dopo probabilmente faremo uno spuntino, no? E niente, stiamo procedendo sempre per il Portobello. C'è un po' di gente. E vedete, c'è un po' il sole, ma è copertissimo, non si capisce bene che tempo voglio fare. Speriamo solo che regga, solo quello, non voglio nient'altro che non piova, ecco. E niente, noi continueremo dritti di là, in quella direzione lì, e vediamo un po' cosa c'è. Ci sono un sacco di negozietti, ma la conoscerete sicuramente, Portobello Road, perché è famosissima. Un sacco di negozietti, case caratteristiche, tutte colorate, veramente molto molto molto, sì, carina. Molto carina. Yes. Se andiamo dopo nella... No, aspetta. Dobbiamo parlare di questo. Quello col chihuahua è carino. E bom. A posto, ci vediamo dopo. Ciao, io felice. Sì, dal video di prima abbiamo fatto tipo 100 metri più o meno, solo che siamo passati da Catkinson, dove ho preso due cosine, ma proprio due, perché veramente anche lì ha dei prezzi un po' esagerati. Poi il cambio sterlina a euro secondo me è completamente sfavorevole per gli acquisti. Ma no, perché dici così? Dice, oh, 16 sterline, vabbè, uno pensa ai 16 euro, poi non ci sono già 20 e passa, quindi dici no. Poi sono andata nel negozietto a fianco che si chiama Apple Tree Boutique. Ah, già è vero che ci siamo fermati anche lì. Che è molto molto carino. E poi siamo andati da Wittard, grazie a Michael con la K, perché ho visto un video dove lui aveva preso questo... Ma c'è un piccione, c'è un piccione che sta tubando sopra di noi. Ecco, se tuba va bene, se si gira me lo dici che mi sposto. Si inizia a mettere il culetto, ecco. Fuori. E no. E niente, abbiamo preso il famosissimo tè solubile, che ha fatto vedere anche lui in un video, che ha preso forse a Bologna. E invece l'ho preso direttamente qua. E questo appunto dovrebbe essere un tè che mischi direttamente con l'acqua calda e si crea il tè, insomma. Non è in foglie così, non è a infusione. Questa è magia. No, però boh, ho visto sul video, poi non so, mi aveva già affascinato, l'ho annusato ed è, secondo me, è buonissimo. Proveremo comunque. E niente, ora proseguiamo verso la prossima stazione della metro e boh, nient'altro, io felice. No, cioè, guardate che meraviglia questa via, che è una parallela di Portobello Road, che si chiama Lancaster Road, e ha queste casette
di tutti questi colori. Ma di qua quelli un po' più accesi, di qua invece non so se riuscirete a vederlo. Quelli tipo un po' più smorti, tranne il verde fosforescente in mezzo. Però è veramente carino. Mattia è scappato, non so dove è andato. Comunque adesso proseguiamo ancora per Portobello Road e andiamo alla fermata della metro. Cioè ogni volta praticamente faccio 5 metri, poi mi fermo, 2000 foto. Non ce la faremo mai. Ci siamo fermati a mangiare. A dire vero abbiamo già iniziato a mangiare, quindi troverete un piatto misto, nel senso che lui aveva preso un panozzo enorme. Non lo finisci l'osso? No, l'osso no. Lui ha preso un panozzo enorme, molto buono secondo me. Sì, sì, assolutamente. E invece io avevo preso le costine, esatto, le costone più che altro, al barbecue, come si dice? Grigliate. Grigliate, esatto. E ovviamente contorno di patatine fritte. Con questa salsa qua, che non è semplice maionese secondo me. Poi noi rigorosamente, perché siamo un po' spilorci, prendiamo tap water, cioè l'acqua tipo del rubinetto, l'acqua in caraffa, l'acqua come la si suol chiamare di solito. Sì, perché sennò l'acqua costa 4 sterline, 5 sterline, una bottiglietta piccolina, e mi girano altamente le bowls sinceramente. Quindi questo è il cibo, e invece vi facciamo vedere, perché questo posticino è veramente carino, anche se non recensito benissimo da TripAdvisor. Sì, non è troppo su, no, però la metà. È a metà, è su 6.000. Guarda, stanno facendo una consegna. Chissà se apre, perché praticamente quella porta blu che vedete, questa qua, è la famosissima porta della casa di Hugh Grant nel film Notting Hill. Quindi, e tra l'altro adesso ci vive dentro invece mi sembra un produttore o un regista, ora non mi ricordo, magari è famosissimo, io non so questa cosa, faccio una figuraccia. Comunque è molto carina, perché poi appunto ha fatto così, c'è la vista, qua c'è uno Starbucks e poi continua a Portobello Road, e qua invece è fatto in questo modo, molto stile britannico, ecco. Non risponde nessuno, la consegna è fallita perché dicono no. Guarda, ha fallito miseramente la sua consegna. Lo dia pure a me, no, no, se preoccupi. Sto consegnando dei fiori. E niente, noi adesso continuiamo il pranzo. Giusto, Tio? Sì, io continuo. No, ancora un po' di patatine e poi dopo decidiamo dove andare. Non ho la più pallida idea. Ah, a dir vero sì, volevo andare in un negozio? No. No? Oh mamma, non mi vengono le parole. Dimmi. Sì, una tipo pasticceria, quella dove ci sono tutti i cupcake. Ne ho visto uno che però è più in su e quindi non sappiamo se andare o meno. Ciao! Ciao! Ma dove saremo mai? Domanda ostica. Siamo venuti alla fermata Westminster, dove c'è appunto da dietro la The House of Parliament, il Big Ben, spero riuscite a vedere, e dietro la Westminster Abbey. Da questo lato invece vi faccio vedere, c'è la nostra prossima meta. Così facciamo felice la prossima fermata Mattia, perché vuole salire sulla London Dopo Eye. Dopo una mattinata di shopping. Ma mattinata di shopping? Mattinata. Io spero che riusciamo a esserci tutti e due. Ma sì che riusciamo. Non siamo in grado di fare vlog, questo l'abbiamo capito. Beh, primo tentativo. E niente, quindi adesso ci dirigiamo verso la biglietteria, dove c'è una coda interminabile. Madonna santina. E niente, vabbè, saliamo, facciamo questa cosa, saliamo, scendiamo, poi vediamo cosa fare. Va bene, capo? Quali sono le cose per salire lì? Solo perché sono lì? Infatti. Che palle, io odio le code e secondo me 30 minuti là sopra. Cioè, bello, niente da dire, no, però io... Penso non... che
se prendi il codino fai un altro giro. Esatto, sì, certo. Mi raccomando. Vediamo se riusciamo a salire su e magari poi dobloghiamo da là sopra. Siamo sul London Eye. In realtà la coda non era poi così lunga, né per prendere i biglietti né per la proprio entrare nella cabina. Praticamente anche qua ci siamo avvalsi del 2x1 e quindi abbiamo pagato 21 sterline per 50 per due persone. Per due persone, che è un prezzo abbastanza ragionevole. Esatto. E niente, questa è la vista appena partiti, ecco. La parte più famosa forse. È vero. Qua invece c'è il Big Bang con the House of Parliament, e dietro si intravede laggiù Westminster Abbey. E voilà, siamo praticamente sulla vetta. Quindi questa è la vista, che ovviamente per il tempo non è delle migliori, però bellissimo, niente da dire. Ovvio che in una giornata di sole probabilmente sarebbe stato meglio, ma dato che domani è prevista pioggia, abbiamo detto forse meglio se veniamo oggi. Ho detto quando le chiusure, se vuoi fare. Siamo esattamente sulla sommité. Ci vediamo poi giù. Ciao! Birrozza time! Allora, noi ci siamo lasciati oggi pomeriggio, tipo. Sì, più in realtà. Aspetta che c'è una luce che. Poi viene un po' più avanti, che c'è la luce che. Siamo andati al centro commerciale. Scusate West. Se si muove, ma sto cercando di inquadrarla. Ok, dai. Siamo andati al centro commerciale Westfield, si chiamava così, sì. Giusto, che è bellissimo secondo me. C'è una parte dedicata, si chiama The Village, dedicata a tutti i marchi di lusso tipo Tiffany, Louis Vuitton, Gucci, di tutto e di più. E poi c'è la parte un po' più abbordabile e ho fatto qualche acquistino, ma proprio veramente sto facendo pochissimi acquisti. L'unica cosa invece voglio pochissimi tornare... Pochissimi acquisti, 2 ore. Ma senti, volevo tornare domani... Altre 2 ore. A Topshop, ma per prendere un paio di jeans, so già il modello, l'ho già provato e devo solo scegliere il colore, basta. E niente, adesso invece, allora siamo andati a mangiare lì al centro commerciale velocemente al Pret-a-Manger, due cosine veloce, e poi siamo andati al gioco, all'Escape Hunt. Sapete che ieri è successo tutto quel patatrack, quindi alla fine siamo potuti tornare, abbiamo fatto un altro gioco e niente, ce l'abbiamo fatta con 15 minuti di anticipo, sì. Esatto, ce l'abbiamo fatta uscire e è stato veramente carinissimo. Io vi consiglio assolutamente questi giochi. In Italia forse c'è, in Campania e a Firenze forse, in Campania ma non so dove, e poi a Firenze e forse arriverà anche a Milano, non lo so, comunque sì, ho cercato un pochino, si diffonderà. Spero, perché sono i nuovi giochi del futuro, molto molto carini secondo me, e se fatti bene veramente, cioè, ci vuole intelligenza, ma logica, così, è proprio carino. E adesso invece siamo andati, abbiamo praticamente attraversato il London Bridge e siamo venuti in un pub tipico inglese. Fai vedere il pub tipico inglese. Sì, si chiama The George. George Inn. Sì. E poi ci sono un altro paio di sale, ma sono più con l'arredamento più chiaro. Questa è quella più carina. Sì, poi c'è anche il piano di sopra, non so. E io mi sono presa una mezza pinta, quindi una piccola, di birra, e invece Mattia si è presa. È uguale, però una piccola. Una pintona. Adesso facciamo ciò e poi andiamo, ne beviamo altre 6 poi andiamo a casa a dormire. Ciao.
È tardi. Dobbiamo fare la nanna. Domani è l'ultimo giorno. Di già. Ciao. Noi andiamo a fare la nanna. Buonanotte. Buonanotte.